mi sono appena arrivati due pacchi da strumentimusicali.net, uno lo potete vedere qui, l'altro è questo qua, quindi adesso andiamo ad aprire tutti questi pacchetti perché qui dentro ci sono un sacco di figate pazzesche. Non vi dico che cosa c'è perché andrete a scoprirlo nell'unboxing che adesso farò, ma ci sono veramente tantissime tantissime cose per andare a trasformare la mia batteria, non in un modo solo, non in due modi, in tanti 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 modi, quindi vi faccio vedere tutto. Direi che posso prendere il mio tavolino per gli unboxing, il taglierino, e andiamo. Come avete potuto vedere, qui dentro c'era veramente tantissima tantissima roba e in realtà ancora non vi ho fatto vedere tutto perché c'era così tanta roba che io ho detto ok, non sto qui a fare un unboxing di 6 ore e mezza, glielo faccio vedere pian pianino, perché quello che andrò a fare oggi sarà andare a ibridare la mia batteria, andare a trasformare la mia batteria, ma in vari modi diversi. Come avete potuto vedere sono tutti prodotti Roland, quindi di qualità pazzesca. Tireremo fuori veramente dei set molto 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 fighi, delle trasformazioni molto interessanti, ma per prima cosa direi di partire con la prima trasformazione. La prima trasformazione è quella un po' più easy, quella un po' più semplice ma molto molto funzionale. Per rendere possibile questa trasformazione la prima cosa da fare è andare a montare sul mio timpano e sul mio tom queste pelli Power Ply, ovviamente di Roland, che renderanno tom e timpano silenziosi ma pazzeschi allo stesso tempo, perché mo vi spiego. Cominciamo ad andare a montare le pelli. Pelli montate, prima trasformazione della mia batteria è quella un pochettino più semplice. Partiamo dalle cose un po' più semplici per andare sempre alle più complicate, più difficili. Ma non ho montato solamente le pelli, perché sono andato a montare anche già i trigger che mi serviranno per poter ovviamente dare un suono a queste pelli mesh. E vi ricordo che di trigger ce ne sono tre tipi. I trigger singoli, che hanno quindi un trigger solo al loro interno e hanno la possibilità di dare un segnale, andando quindi a gestire un solo suono. I trigger doppi, che sono quelli con la scritta dual, che sembrano identici a quelli singoli ma in realtà al loro interno hanno due trigger diversi, danno due impulsi e quindi due suoni diversi, uno per la pelle e uno per il rim del tamburo, cioè il bordo. E infine il trigger per la cassa, che ovviamente è un trigger singolo ma deve essere un po' più potente perché ovviamente è per la cassa. In pratica sono andato a mettere il trigger della cassa, ovviamente alla cassa, vabbè, il trigger singolo al timpano, mentre ho messo il trigger dual, cioè il trigger doppio, al mio tom, in modo da poter avere due suoni, uno se suono la pelle e uno se suono il bordo. Tutto questo viene gestito con la TM2, che avete già visto ovviamente su questo canale perché ve l'ho regalata addirittura, una TM2 in un giveaway, ma comunque mi gestisce tutti e quattro i suoni. E voi mi direte, sì, ma la TM2 gestisce due suoni, come fa a gestirne quattro? Invece no, perché la TM2 gestisce due suoni, è vero, ma in stereo. In stereo significa che per ogni canale che abbiamo qui dietro lei può andare a gestire due suoni. Da un'uscita gli sono andato a mettere il trigger dual, quello che ho messo al tom, e lei può gestirmi sia il suono che do alla pelle sia il suono che do al rim, dando suoni che voglio. Posso mettere alla pelle un suono di un tom normale e al rim un suono di un tom elettronico ad esempio, oppure qualsiasi tipo di suono, è completamente gestibile. E invece dall'altra uscita sono andato a mettergli un cavo a Y. Un cavo a Y è praticamente un cavo che vado a collegare qui ma poi va a dividersi in due, e uno sono andato a metterlo alla mia cassa, l'altro sono andato a metterlo al timpano. In questo modo io ho quattro suoni diversi. Se non ci credete non vi preoccupate, ve lo faccio vedere subito. Il primo suono che sono andato a mettere a tom e timpano è stato quello di un tom e timpano elettronico, anche perché secondo me andargli a mettere suoni normali non ha tanto senso. Quando abbiamo queste centraline come ad esempio la TM2 che abbiamo qua, usiamola per fare delle figate, soprattutto per quanto riguarda l'elettronica. Quindi ad esempio, ovviamente in questo caso ad esempio ho preso lo stesso suono e l'ho cambiato di intonazione, perché all'interno di questa centralina ci sono milioni di possibilità. Io posso andare a cambiare l'intonazione, il volume, il tipo di trigger, andargli a spiegare come deve suonare in un modo o nell'altro, e quindi adesso il mio kit elettronico, diciamo, lo posso andare a suonare insieme al mio kit acustico, quindi insieme ai piatti, insieme al rullante che per ora è ancora normale, poi dopo vedremo bene un po' di cose, e per quanto riguarda la cassa ho anche il microfono, quindi andrò a miscelare suono di microfono con suono di trigger.
Devo dire che questa cosa, oltre che essere super utile perché ci permette di avere molti suoni con abbastanza poco alla fine, qualche trigger, una centralina e praticamente possiamo già avere il suono che vogliamo, più che altro anche perché questa centralina supporta l'SD, quindi oltre ai suoni che ha già lei in generale dentro, che vi ho fatto sentire adesso e che vi farò ancora sentire, c'è la possibilità di mettergli i propri suoni. Quindi se avete il suono del vostro rullante preferito, se avete un Charleston elettronico che vorreste tanto suonare eccetera eccetera, potete caricare tutto quello che volete qui sopra e quindi poi andarlo a suonare sul pad e anche a quello cambiare l'intonazione eccetera eccetera. Vi faccio sentire qualcosa, perché a parte essere molto importante il fatto di poter creare i propri suoni elettronici eccetera e implementare quindi l'elettronica all'interno del set acustico, devo dire che è molto molto divertente. Ad esempio, cerchiamone uno a caso. Questo era House, il numero 28, l'ho preso a caso, ve lo giuro. Proviamone ancora uno, ad esempio. Ah, ecco, ad esempio, non deve per forza essere batteria. Adesso per caso mi è venuto il kit timpani. Noi volendo possiamo anche andargli a mettere... un kit ad esempio come questo di timpani, quindi un kit orchestrale, ma perché no? Possiamo andare a mettere qualsiasi cosa. Se noi vogliamo dire una frase e vogliamo caricarla su questa TM2, che almeno tutte le volte che suoniamo il tom dirà la nostra frase, lo possiamo fare tranquillamente. Però se voi volete aumentare il divertimento e aumentare anche la professionalità, potete fare in questo modo. Togliere una vite dal proprio timpano o dal proprio tom, andare ad inserire un pad BT1 sempre di casa Roland e poi avvitare nuovamente la vite del nostro tamburo. In più andare a togliere anche il microfono dal vostro rullante e andare ad inserire un RT Mix. Ma allora, che cosa sono tutte queste cose che vi ho detto? Per prima cosa partiamo dal BT1, che è un pad un pochettino più semplice, quello che ho attaccato al mio timpano. In pratica questo è un pad normale, funziona come tutti gli altri, ma la figata è la versatilità. Noi possiamo andare ad attaccarlo a qualsiasi tamburo come ho fatto io adesso, ma possiamo anche andare ad attaccarlo a un'asta. Ma il fatto che anche andando ad attaccarlo a un'asta non occupa tanto spazio, nel senso è super super veloce da suonare e può essere posizionato in qualsiasi spazio anche minimo della nostra batteria. Invece la figata vera e la cosa super innovativa di Roland è l'RT Mix. L'RT Mix, a parte il fatto che quando lo accendiamo la scritta Roland si illumina e quindi questa è una figata pazzesca, ma in pratica è un microfono e un trigger insieme che non ha neanche bisogno di centralina. Quindi noi lo posizioniamo sul nostro rullante e lui tramite il microfono capta il suono del rullante, proprio come un microfono normale. In più però ha anche un trigger integrato, quindi la possibilità è quella di andare a usare solamente il microfono, solamente il trigger, quindi solo il suono impostato, il suono elettronico, oppure andare a miscelare insieme i due suoni. Questo grazie a due rotelline del volume che ci permettono proprio fisicamente di andare a decidere quanto suono elettronico, quanto suono acustico andare ad impostare. E il suono elettronico però come facciamo a impostarglielo? Il suono elettronico glielo impostiamo tramite il pulsante che c'è sopra. Sopra la RT Mix c'è proprio un pulsante fisico che noi possiamo schiacciare e grazie a questo noi possiamo cambiare il suono del nostro rullante, perché ci sono molti preset di suono, tipo di percussioni, di claps. Però per farvi capire bene come funziona, adesso vi vado a far sentire il rullante facendovi sentire il microfono della RT Mix. Pian pianino, tramite la rotellina, la ghiera, diciamo, come vi ho detto prima, possiamo andare ad aumentare sempre di più il suono elettronico, quindi mantenere sempre il suono acustico del mio rullante preso dal microfono, ma dargli una componente elettronica sempre maggiore. Adesso vi faccio sentire il suono del rullante sempre uguale, ma pian pianino vado ad aumentare il suono del mio rullante elettronico. E quindi tutto questo, tutta questa seconda trasformazione, voi mi direte come fai ancora a gestire tutto tramite una sola TM2? Perché praticamente per prima cosa l'RT Mix funziona da solo, non ha bisogno di centralina, fa tutto quanto da solo. Attaccate direttamente l'RT Mix al vostro mixer o alla vostra scheda audio. E in pratica basta che adesso vada a modificare il mio trigger che ho sul tom, facendolo diventare trigger singolo al posto di doppio, e quel canale quindi che mi rimane disponibile vado ad attaccarlo al mio pad BT. Uno.
Trasformazione numero 3, sicuramente una trasformazione advanced, perché sono andato a mettere ancora due componenti alla mia batteria. Ho inserito questo pad che è il DTX 12, sempre ovviamente di casa Roland. Non avevo mai provato veramente bene un pad Roland della serie V-Drums, ma devo dire che è pazzesco, perché per prima cosa, anche nel momento in cui andiamo a suonarlo senza centraline accese, il rimbalzo, il tocco di questa pelle è veramente molto simile a quella di una pelle normale, a quella di una pelle da batteria acustica. Si avvicina veramente tantissimo e per alcuni punti è praticamente uguale. In più, tramite tutte queste viti che abbiamo intorno, possiamo anche andare a decidere la tensione della pelle. In questo modo possiamo veramente avvicinarci ancora di più fino ad arrivare allo stesso livello di una pelle da batteria normale. E in più, questione di sensibilità della pelle è veramente eccezionale. Noi possiamo andare a suonare in qualsiasi parte della pelle e a qualsiasi dinamica e il suono ci sarà sempre senza nessun problema. In più però, stavolta potete dirmelo, mi direte: come fai a gestire ancora un pad in più con la TM2? Non posso. Infatti adesso, come state vedendo in questo momento, ho aggiunto una TM1. La TM1 è una centralina simile alla TM2, diciamo, che può gestire due suoni, però la figata della TM1 è che i banchi di suoni si possono cambiare con i piedi, cioè tramite un pedalino tipo quelli da chitarra possiamo decidere che suono avere, possiamo cambiare il nostro suono. In più, una cosa super importante è che la TM1 funziona con un'app per cellulare, per tablet o per computer, e tramite quest'app possiamo decidere che suono andargli a impostare. Possiamo decidere tutti i parametri che potevamo anche decidere sulla TM2, tipo sensibilità, intonazione, volume, eccetera eccetera, e dal computer è veramente una bomba, perché gli puoi caricare direttamente i suoni lì e gestirli come vuoi. Ovviamente la comodità della TM1, come vi dicevo prima, è avere i pedalini tipo chitarrista, diciamo, tra virgolette. E tra l'altro ho fatto anche un video, non ve l'ho detto, già sulla TM1, quindi ve lo lascio qui in una scheda. Adesso facciamo una cosa un po' diversa per farvi vedere come funziona, e decido che questo sia un'altra mia cassa. Quindi sarà un'altra cassa della batteria, ma suonata con le bacchette.
Detto questo, ragazzi, io direi che il video è già durato abbastanza, quindi posso anche chiuderla qua. In realtà questo video, sapevo, sarebbe durato tanto perché volevo cercare di fare un vocabolario, diciamo un manuale completo per la questione ibridare la batteria, far suonare batteria acustica ed elettronica insieme. Spero che però sia stato abbastanza completo, vi sia piaciuto. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e lasciatemi un like se vi va. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net, perché senza strumentimusicali.net tutto questo non sarebbe stato possibile. E voglio ringraziare Roland per questi prodotti pazzeschi, perché Roland riesce sempre a superarsi e fare dei prodotti assurdi, quindi io ringrazio anche Roland. So ovviamente che queste cose che vi ho fatto vedere oggi non costano poco. In generale questi prodotti non sono prodotti economici, anche perché ovviamente quando si va sopra un certo livello, sopra una certa soglia, il prezzo è non è basso. Ma il fatto è che su strumentimusicali.net avete la... si è spenta la luce. Su strumentimusicali.net comunque avete la possibilità di fare dei finanziamenti, e molto spesso il tutto a tasso zero, quindi voi anche se fate finanziamento alla fine pagate solamente quello che dovete pagare e niente di più. Oltre a questo, una cosa importantissima è, ve l'ho già scritto nel video queste cose, lo so, ma ve lo ridico perché è importante, qui sotto trovate tutti i link che vi servono, quindi a parte la mail di strumentimusicali.net, tutti i social, Instagram, Facebook eccetera eccetera, ma soprattutto trovate tutti i link dei prodotti in descrizione uno per uno. Tutto quello che abbiamo visto oggi ve lo riporto direttamente in descrizione, vi metto tutti i link che vi servono che vi riportano direttamente su strumentimusicali.net. In più vi lascio anche un PDF molto molto interessante che ho preso dal sito Roland, proprio appunto sulla questione batteria elettronica, batteria acustica e come ibridare la batteria al meglio. È un manuale completo, abbastanza lungo, però secondo me se avete qualsiasi tipo di dubbio quel manuale vi può interessare, vi può aiutare moltissimo. Quindi detto questo, io non vi rompo più, vi ricordo solamente di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina, di andare sui social, Instagram e Facebook, di andare sul mio canale Telegram, e noi basta, ci vediamo al prossimo video, ciao!